qui c'è anche un altro, io sono di Archi, guardia greca, Giacinto, un'altra grande russese, perseguitato dalla Banca d'Italia, da questa criminalità finanziaria, perseguitato, venne da noi dall'Alta, poco prima di morire, sul signoraggio bancario, dove non è più un mistero, io ho fatto anche delle proposte di legge, ma non è più un mistero che questo signoraggio genera degli incassi. Se uno si legge il sito della Banca d'Italia, vede anche gli incassi. E noi mettemmo a punto un ricorso corredato da perizie e riuscimmo a vincere in primo grado obbligando un tribunale dalla restituzione di 5.000 miliardi di indebito signoraggio agli italiani, con Giacinto Aurini e con gli altri. Fazio, l'ex governatore, quello del bacio in fronte, quello dei furbetti del quartierino, si dovette dimettere dopo che anche noi avevamo fatto tante denunce. Le stesse denunce che abbiamo fatto alle procure abruzzesi e dopo, perché noi abbiamo fatto tante denunce alla Procura della Repubblica di Chieti, di Teramo, dopo. Bisogna che si svegli, bisogna, Andrea, che mi fai svegliare pure tu con qualche interrogazione, Alessio, si devono svegliare, perché non è possibile che la povera gente che magari ruba per fame viene messa alla gogna, perseguitata, incarcerata, e i banchieri sono a piede libero. E io chiudo ricordando una cosa, quindi dopo che arrivò Draghi, quello del Banco Britannia, delle svendite, eccetera, eccetera, la Cassazione emise una sentenza e disse: la politica monetaria non è compito dei tribunali, è un compito divino. Quindi quel diritto, quel signoraggio che noi eravamo riusciti a far restituire, passò in cavalleria.